Ciao a tutti e benvenuti su LifeGate, io sono Lucrezia Montrone e oggi accompagnerò i vostri piccoli in una pratica per il cuore felice. Andremo a lavorare con l'apertura del cuore e immaginando cose belle. Troviamo una posizione seduta, comoda. Le tre opzioni le ricordate. Posizione semplice, a gambe incrociate. Posizione del mezzo loto, quindi prendo un piede e lo porto sull'altra gamba e posso vedere la pianta del mio piede in questa posizione. Oppure posizione del fiore di loto completa, prendendo anche l'altro piede e portandolo sull'altra gamba. Da qui portiamo le braccia verso l'alto e mani che dicono che tutto è ok. E lentamente lasciamo andare le mani sulle ginocchia. Chiudiamo gli occhi. Sciogliamo la posizione delle nostre mani nella posizione dell'ok e uniamo i palmi delle mani al centro del nostro petto, del nostro cuore. Gli occhi sono ancora chiusi. Cantiamo insieme una volta la sillaba OM. Quindi faccio un respiro grande. E da qui andiamo a portare una mano sulla nostra pancia e una mano sul nostro cuore. Chiudiamo ancora gli occhi e sentiamo sotto le nostre mani se il nostro corpo si muove quando respiriamo. E ad ogni inspirazione sentiamo la pancia che si gonfia, il cuore e il petto che vanno verso l'alto. E quando l'aria esce, la pancia rientra e il cuore ritorna verso il basso. Quando l'aria entra, immagina di portare all'interno il tuo colore preferito. Il tuo colore preferito va in ogni parte del tuo corpo, immagina di diventare di quel colore. Ed ogni volta che l'aria esce, immagina attraverso il naso di portare fuori il tuo colore preferito, che la stanza e le persone che stanno facendo yoga di fianco a te siano diventate tutte del tuo colore preferito. Quindi l'aria entra ed esce. Il tuo colore preferito entra. Il tuo colore preferito esce, colora tutto il resto. Ancora una volta. E la pancia rientra e la stanza è diventata completamente colorata. Piano piano vai a sciogliere, riporta le mani sulle ginocchia e vai piano piano a sciogliere la posizione delle gambe. Andiamo a massaggiare e riscaldare tutto il nostro corpo. Quindi distendiamo le nostre gambe e andiamo a fare dei massaggi sulle gambe. Andiamo poi a prendere il nostro piede e andiamo a massaggiare il nostro piedino. Massaggiamo forte e poi piccoli pugnetti sul piede. E cambiamo lato. Quindi prendiamo la nostra gamba, massaggiamo il nostro piedino. Andiamo a risvegliarlo, magari stava un po' dormendo visto che siamo stati tanto seduti. Massaggio il mio piede e di nuovo piccoli pugnetti sul mio piede, come se stessi bussando ad una porta per sentire se c'è qualcuno qui dentro. E lentamente sciolgo, massaggio le mie braccia, una, l'altra. Massaggio la mia pancia, la schiena, il petto. E poi da qui unisco i palmi delle mani e faccio dei movimenti per creare calore con le mie mani. Immagina di voler far uscire delle scintille, del fuoco dalle tue mani. Senti come si scaldano sempre di più, sempre di più, sempre di più. Forte, forte, forte. E ora porta le mani sugli occhi. Senti il calore sulla tua faccia e vai a massaggiare la testa, il viso, il collo, davanti, dietro, le spalle. E piano piano senti come il tuo corpo si è completamente risvegliato. Da qui ci solleviamo, ci portiamo in piedi e ci prepariamo per andare a scaldarci veramente. Quindi ci prepariamo a fare una bella corsa sul posto. Vi spiego come andremo a giocare questa volta. Quindi andremo a correre sul posto. Quando batterò, quindi questo esercizio è un esercizio soprattutto per imparare ad ascoltare. Quindi quando batterò
una volta le mani, qualsiasi cosa stiamo facendo, rimaniamo immobili. Quando batterò invece due volte le mani, andremo ad accovacciarci e a saltare in altissimo, più che puoi, ok? Quindi iniziamo a correre sul posto. Ovviamente io sono in questa posizione e rimango così, ma voi fate quello, se stavate correndo e io batto le mani, siete così, rimanete esattamente in questa posizione, ok? Quindi io non corro, correte voi e state attenti ai miei battiti di mani. Questi erano due, avete saltato in altissimo? Bravissimi! E ancora, corri sul posto! E ancora un salto altissimo, immagina di voler arrivare al soffitto. E ancora, corsa sul posto. Prova a correre sollevando le ginocchia il più in alto possibile ora. Un battito di mano, siete congelati. E ancora, corri sul posto. Quindi si salta in alto e ritorna. Da qui, senti come... Ovviamente avrai il fiatone, perché abbiamo corso, abbiamo saltato, è normale. Porta di nuovo le mani sul tuo cuoricino e ascolta come qui il cuore e il respiro si sentono forti in questo momento. Andiamo ora a fare la respirazione dell'arcobaleno. Quindi i piedi rimangono separati tra di loro. Inspirando, porta le braccia, quindi l'aria entra, le braccia si sollevano verso l'alto. Unisci le mani e quando l'aria esce, le mani tornano al centro del petto. Immagina tutti i colori dell'arcobaleno in questa respirazione. Quindi immagina di portare all'interno tutti i colori dell'arcobaleno e quando l'aria esce porta fuori tutti i colori. Li porti al cuore. Stiamo proprio cercando di far sorridere il nostro cuore attraverso questa pratica di yoga di oggi. Quindi quando l'aria entra, entrano anche i colori e quando l'aria esce, i colori riempiono la stanza. Di nuovo, l'aria entra e l'aria esce. Ancora una volta, l'aria entra. Prova a visualizzare l'arcobaleno che si sta creando e l'aria esce. E vai a sciogliere. Chiudi ancora una volta gli occhi e senti se il tuo cuore è un pochino più tranquillo, se la tua mente è più serena in questo momento. Prova a fare un bel sorriso. E se sorridi vuol dire che veramente la mente e il cuoricino si sono calmati completamente. Ora ci portiamo di nuovo a sedere ed entriamo nella posizione della farfalla. Quindi uniamo i nostri piedi, portiamo le mani sui piedi e portiamo le ginocchia verso il basso, verso l'alto, come se fossero le ali di una farfalla. La schiena è ben allungata, dritta, lo sguardo è in avanti. Respiro anche qui. Cerca di respirare sempre, 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 di non dimenticarti mai di respirare. Ancora due battiti di ali e lentamente vado a sciogliere la posizione delle gambe. Rallento prima di sciogliere, quindi la farfalla piano piano smette di volare. Sciolgo la posizione delle gambe e vado a sdraiarmi nella posizione del cobra che abbiamo visto anche in un'altra lezione. Vi ricordate? Eravamo sdraiati sulla pancia, quindi pancia a terra, mani sotto le spalle e da qui l'aria entra, il cobra si sveglia. Pss, pss, pss. E l'aria esce, il cobra ritorna verso terra. E ancora una volta il cobra si sveglia. Pss, 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 pss. E ancora il cobra scende, ancora una volta. Il cobra si sveglia. Pss, 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 pss. E lentamente il cobra piano piano scende.
Spingi le mani verso terra, ti dai una piccola spinta e ti porti sulle ginocchia per la posizione del cammello. Quindi abbiamo le ginocchia leggermente separate tra di loro, portiamo le mani sui fianchi, portiamo bene indietro le spalle e i gomiti. Vogliamo ancora una volta portare il nostro petto verso l'alto. Da qui, piano piano, inarchiamo la nostra schiena e sentiamo il petto che va verso l'alto. Possiamo decidere di rimanere qui con le mani sui fianchi oppure portiamo le mani sui nostri piedi. Rilassiamo indietro la testa. Senti come questa posizione ci aiuta ancora una volta a sentire il nostro cuore ancora un pochino più felice. Ancora un respiro e lentamente, con controllo, risali. Porta di nuovo il sederino a terra, piante dei piedi al pavimento, ci prepariamo per la posizione del tavolino, mani a terra, puoi scegliere di avere le dita rivolte verso di te oppure dita rivolte indietro. Scegli tu la tua posizione preferita, piedi a terra, spingi bene con le mani e con i piedi e ti sollevi. Immagina di essere un tavolino e che sopra questo tavolino ci sia la tua merenda, quindi stai drittissimo, perché se il tavolino si inclina la merenda cade a terra e noi non vogliamo che la merenda cada. Se te la senti, lascia andare indietro la testa. Ancora un respiro qui, resisti tavolino e lentamente scendi, riporta il sedere a terra e da qui piano piano andiamo a risollevarci, ci portiamo con le ginocchia a terra di nuovo, andiamo a distendere una gamba e con la mano della gamba distesa piano piano scivoliamo sulla gamba, l'altro braccio si solleva verso l'alto e andiamo a creare la posizione della mezzaluna. Immagina il tuo corpo proprio come una luna, gialla, bella, brillante. Ancora un respiro qui, senti come stai allungando tutta questa parte del corpo e da qui piano piano risali. Cambiamo lato, portiamo l'altro ginocchio a terra, distendiamo l'altra gamba. Da qui la mano della gamba distesa scivola sulla gamba, l'altro braccio si allunga verso l'alto e oltre la testa. Senti tutto il fianco che si allunga e di nuovo trasformati in una bellissima mezzaluna. Prova proprio a vederti come una luna gialla che brilla nel cielo. Ancora un respiro qui e lentamente vai a risollevarti. Da qui piano piano mi porto sulla pancia ed entriamo nella posizione dell'arco. Quindi pieghiamo le nostre gambe, portiamo le mani ai lati delle caviglie, le afferriamo fortissime, la fronte è a terra e quando l'aria entra tutto il mio corpo si solleva e vado a creare un arco e posso dondolare in questa posizione proprio come un arco, quindi dondolo in avanti e indietro, in avanti e indietro, ancora uno e l'ultimo e da qui lentamente vai a sciogliere. Lascia la presa, porta una mano sull'altra e crea un bellissimo e comodo cuscino con le tue mani. Poggia una guancia sulle mani e respira. Ancora una volta immagina un palloncino nella parte bassa della tua schiena. Portiamo una mano su questa zona del corpo e respirando, di che colore è il tuo palloncino ad esempio? Pensa al colore del tuo palloncino, dagli un colore, il mio palloncino è rosa. E ogni volta che l'aria entra, immagina il palloncino che si gonfia. In questo momento il mio palloncino rosa sta diventando gigante, grandissimo. E quando poi l'aria esce, il palloncino diventa piccolo, 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 piccolo. Ancora un respiro, il palloncino si gonfia e il colore diventa sempre più brillante. E quando l'aria esce, il palloncino si sgonfia completamente. Da qui riportiamo le mani a terra, ci diamo una piccola spinta e ci portiamo nella posizione della tigre. Quindi abbiamo le ginocchia a terra, le mani sotto le spalle, andiamo a sollevare un braccio e la gamba opposta. Distendiamo bene tutto il nostro corpo,
pieghiamo la gamba distesa e con la mano andiamo ad afferrare la caviglia. Da qui vogliamo distendere la gamba verso l'alto, sguardo in avanti, immagina di guardare in avanti come guarderebbe una tigre. Se vuoi puoi anche fare il verso della tigre se lo conosci. Allunga bene la gamba ed espirando lentamente sciogli. Mano, ginocchio a terra. Vai ora a distendere l'altro braccio e l'altra gamba. Allunga bene tutto il tuo corpo. Immagina qualcuno che tira il tuo piede e la tua mano e il tuo corpo che diventi sempre più lungo. Da qui pieghiamo la gamba e con la mano afferriamo la caviglia. Di nuovo, sguardo fiero in avanti e vogliamo distendere la gamba verso l'alto al massimo. Siamo delle tigri fortissime. E lentamente rilascio. Porto la mano, il ginocchio a terra, punto i piedi, con l'aiuto delle mani piccoli passi indietro e vado a srotolare piano piano la mia schiena verso l'alto fino a portarmi completamente in piedi. Ci prepariamo ora per la posizione della freccia. Quindi pieghiamo, teniamo un piede ben stabile alla terra. Immaginiamo che terrà tutto il nostro peso questo piede al pavimento. Importante che sia ben stabile. E per fare questo, il trucchetto, c'è un trucchetto, è quello di aprire bene le dita del piede. Inizia ad appoggiare prima il mignolino e poi tutte le altre dita. Quindi dita bene aperte, piede stabile. Da qui andiamo a sollevare l'altra gamba e afferriamo la caviglia con la mano. Distendiamo il braccio in avanti, l'altro braccio in avanti, con le dita bene aperte. Sguardo in avanti. La gamba si solleva, sei una freccia che va velocissima, quindi non puoi guardare verso terra, non puoi guardare di lato, non puoi distrarti, devi arrivare a destinazione, sguardo in avanti, allungati bene e lentamente sciogli e ripetiamo dall'altro lato. Piede ben radicato alla terra, immagina che il tuo piede sia incollato al pavimento, solleviamo l'altra gamba, afferriamo la caviglia, distendiamo il braccio e di nuovo apro bene le dita della mano, mi danno l'energia per andare lontana e da qui distendo la gamba e di nuovo sguardo in avanti, la gamba si solleva e la freccia va lontanissima, lontana, lontana, lontana e velocissima. Ancora un respiro qui e lentamente ritorno. Sciolgo la posizione ed entriamo nella posizione del guerriero. Portiamo indietro una gamba, l'altra gamba è piegata. Cerco di essere frontale verso la parete davanti a me. Quindi, se sono qui, sguardo in avanti. Metto le mani sui miei fianchi e sento i fianchi che sono drittissimi, che vogliono andare verso la parete davanti a me. La gamba dietro, il tallone è a terra, la gamba è ben distesa e da qui sollevo le braccia verso l'alto. Unisco i palmi delle mani, se voglio intreccio tutte le dita tranne gli indici e immagino di andare verso l'alto, tengo la posizione, respiro profondamente, sono un guerriero, sono forte, sono stabile, mi radico bene verso la terra, mi allungo verso il cielo, ancora un respiro e lentamente sciogli la posizione delle braccia, distendi la gamba, chiudiamo la punta del piede della gamba piegata. Andiamo ad aprire l'altro piede. Di nuovo, mani sui fianchi, porto il bacino in avanti, piego la gamba, distendo le braccia verso l'alto, palmi delle mani uniti oppure intreccio tutte le dita tranne gli indici e di nuovo mi radico bene verso la terra, mi allungo verso l'alto. Sono forte, sono stabile, sono un guerriero luminoso. Ancora due respiri, senti come le gambe diventano fortissime in questa posizione. Ancora uno e mani al cuore. Sciogli, porta tutte e due i piedi rivolti verso l'interno. Ti allunghi verso l'alto come abbiamo fatto prima, visualizza l'arcobaleno mentre porti l'aria dentro ed espirando, quindi l'aria esce, il colore esce dalle tue narici, porta le mani a terra. Allunga la colonna e immagina di voler portare la testa verso il pavimento. Respira.
Tieni la posizione e di nuovo sguardo in avanti. Allungo bene la schiena e con le mani vado ad afferrare i piedi. Crea di nuovo spazio e di nuovo testa verso terra. I gomiti si aprono verso l'esterno. Tieni la posizione. Respira, cerca sempre di respirare. Non dimenticarti mai di respirare e cerca di non andare in apnea. Ancora un respiro qui. Mani a terra, sguardo in avanti, allunga la colonna e da qui lentamente vai a risollevarti. Chiudiamo i piedi, uniamo bene i piedi tra di loro, portiamo le mani sui fianchi e di nuovo vuoi portare il petto verso l'alto. Lascia andare indietro la testa, tieni la posizione. Respira, senti come il cuore diventa grandissimo e lentamente ti risollevi. Distendi le braccia verso l'alto, unisci i palmi e di nuovo cuore verso l'alto. Il cuore diventa grandissimo, respira e di nuovo risali. Separa leggermente i piedi, vai sulle punte dei piedi e trova l'equilibrio. Solleva i talloni, sei sulle punte, come le ballerine. E da qui prova a chiudere un occhio, riapri, chiudi l'altro occhio e riapri. Chiudi tutti e due gli occhi e vedi cosa succede. Si perde un pochino l'equilibrio in questa posizione con gli occhi chiusi. E lentamente sciogli. Riportiamo i talloni a terra e da qui piano piano andiamo a sdraiarci sulla schiena per la posizione e la stellina, il nostro rilassamento finale. Andiamo ad aprire le gambe con le punte dei piedi che vanno verso l'esterno, distendiamo le braccia con i palmi delle mani che guardano verso il cielo. Portiamo lo sguardo all'interno, quindi chiudiamo gli occhi. Se vuoi, porta all'inizio, anzi facciamolo tutti, portiamo le mani sulla pancia e ancora una volta quando l'aria entra senti la pancia che si solleva. Quando l'aria esce la pancia si abbassa e ancora la pancia si solleva e la pancia si abbassa. Portiamo ora le mani sul cuore che è diventato felice e grandissimo durante questa lezione di yoga e di nuovo senti il cuore che diventa alto, alto, alto e grande e quando l'aria esce il cuore ritorna verso il basso. Ancora, il cuore si solleva, il cuore si abbassa. Ora distendi anche le braccia. Palmi delle mani rivolti verso l'alto e immagina di vedere una persona a cui vuoi tanto, tanto, tanto bene. E ora sorridete insieme, quindi sorridi alla persona a cui vuoi tanto bene, fai un bel sorrisone. E ancora immagina di portare all'interno attraverso il respiro il tuo colore preferito e ogni volta che porti fuori l'aria attraverso il naso il tuo colore preferito va a riempire tutta la stanza. Ora lentamente la stellina si risveglia, muove le punte, ruota la testa da un lato e dall'altro. Vai ad unire le ginocchia al petto, le abbracci forte forte e ti lasci cadere su un fianco. Piano piano ti porti di nuovo a sedere. Posizione semplice, posizione del mezzo loto oppure posizione del loto completo.
completo, scegli tu. Gli occhi sono chiusi, uniamo le mani e portiamo le mani alla fronte per pensare cose belle. Le mani vanno alla bocca, toccano la bocca per dire cose belle. Le mani vanno al cuore che oggi ha lavorato ed è diventato felice per poter fare cose belle. Namaste. Grazie per aver praticato con me. Ci vediamo presto su LifeGate.